Nei nostri piedi ci sono circa 7000 terminazioni nervose. Devono essere così sensibili per mantenerci in equilibrio e non cadere. Tutti quei nervi inviano costantemente informazioni al cervello. Il cervello utilizza maggiore potenza per elaborare queste informazioni rispetto all'intero busto. Quindi, quando succede qualcosa, ad esempio una inaspettata pressione, un cambiamento nella temperatura o calpesti qualcosa come i Lego, fa davvero molto male. I mattoncini Lego sono costituiti da 3 polimeri di plastica. Per questo motivo sono così resistenti e forti. Servirebbe un grande cavallo o un pianoforte per schiacciare un Lego. E quando lo calpesti con tutto il peso concentrato in un solo punto, senti tutta la sua resistenza. A rendere tutto peggiore, penetra nell'enorme fascio di nervi. Lo sentiresti di meno se ci fosse un tappeto, ma non risolverebbe il problema. L'azienda produttrice dei Lego si è sentita così in colpa che ha creato delle pantofole anti-Lego. Queste pantofole hanno la parte posteriore aperta e si adattano a entrambi i piedi. Hanno così tanta imbottitura sulle solette che potresti calpestare un Lego enorme e non sentire nulla. Le pantofole erano un'edizione limitata di 1500 unità. I fan Lego le hanno ricevute come regalo dall'azienda. Sbattere il dito del piede fa così male perché esponi una superficie minuscola alla forza di un pugno fortissimo. Ci sono tantissime terminazioni nervose che non sono protette dal grasso corporeo e il segnale del dolore si attiva istantaneamente. Questo serviva per mettere in guardia una persona prima che gli antibiotici fossero inventati. Le persone erano più attente a dove mettevano i piedi per evitare di ferirsi. In questo modo hanno evitato problemi più seri. I ricercatori non sono ancora sicuri al 100% del perché alcune persone soffrono il solletico di più rispetto ad altre. Alcuni pensano che possa essere una questione genetica o abbia a che fare con la sensibilità della pelle. Normalmente si soffre di più nei punti più vulnerabili, come l'addome o la gola. Potrebbe anche essere un riflesso naturale per allontanare un intruso. La maggior parte delle persone diventano meno sensibili al solletico quando invecchiano, quando sono tristi o quando sono arrabbiate. Quando vediamo qualcuno sbadigliare e sbadigliamo anche noi, succede per gli stessi motivi per cui imitiamo le parole e le azioni degli altri. È un riflesso primitivo di noi umani e di alcuni animali come scimpanzé e cani. La ricerca ha dimostrato che sbadigliare di riflesso è anche un segno di empatia e un modo per legare. E più cerchi di non sbadigliare, più ti verrà voglia di farlo. Dopo uno starnuto ti senti bene perché rilasci della tensione. Quando ciò accade, il corpo rilascia una sostanza chimica che ci fa stare meglio, l'endorfina. Molte cose come strapparsi le sopracciglia, allenarsi e stare sotto al sole possono farci starnutire. Non puoi starnutire nel sonno perché i nervi dello starnuto dormono. Starnutire è importante perché ci aiuta a liberare il naso da batteri e sostanze irritanti e mantiene il livello di muco in equilibrio. A volte un solo starnuto non è sufficiente e non possiamo starnutire troppo forte. Ecco perché si starnutisce più di una volta. Abbiamo ereditato la pelle d'oca dai nostri antenati animali. Raddrizzano i peli quando hanno freddo o paura. Man mano che il pelo si alza, diventa più spesso e li mantiene caldi o li fa sembrare più imponenti. Noi abbiamo meno peli rispetto agli animali, quindi questa caratteristica è per lo più inutile. Tuttavia, ci viene la pelle d'oca nelle stesse condizioni oppure quando ci emozioniamo. I piccoli muscoli sotto la pelle si contraggono, facendo alzare i peli e facendo sporgere le aree intorno. Ci sentiamo super stanchi dopo aver passato qualche ora sotto al sole perché perdiamo molti liquidi e la temperatura corporea aumenta. Il corpo e il cuore devono lavorare di più per mantenere una temperatura adeguata e fornire tutti i fluidi vitali agli organi. Stare al sole riduce il livello degli ormoni del sonno e quando entri in un luogo più buio tutto si riattiva. Quindi se vuoi rimanere attivo più a lungo dopo una giornata in spiaggia, tieni le luci accese. Coccole, abbracci e tenersi per mano ci rendono più felici perché vengono rilasciati gli ormoni del benessere. Ci fanno sentire più felici, riducono lo stress e migliorano anche il sistema immunitario. Vedere delle immagini di altre persone che si abbracciano può dare questo effetto.
La pelle si raggrinzisce dopo 5 minuti nell'acqua grazie all'evoluzione. Molto tempo fa, i nostri antenati avevano bisogno di un modo per fare presa sia sul bagnato che sull'asciutto. Quindi la pelle si è adattata per sembrare un minuscolo sistema di drenaggio. Piccoli rivoli sulla nostra pelle si uniscono in canali più grandi, che sfociano in un fiume principale, allontanando l'acqua dalle dita dopo essere stata a contatto a lungo con l'acqua. Senti l'istinto di allungare le braccia sopra la testa come prima cosa al mattino per risvegliare i muscoli. Perdono tono durante la notte e c'è del fluido lungo la schiena. Quando ti allunghi, il fluido torna al posto suo. In questo modo aiuti il cuore a tornare alla sua normale modalità di lavoro dopo una notte di riposo. Anche i cani e i gatti lo fanno per gli stessi motivi. Ti addormenterai più velocemente in una stanza fredda, perché il tuo corpo riceve il segnale che è ora di dormire. Devi perdere calore quando vai a dormire per risparmiare energia e per mantenere la temperatura costante durante la notte. Inoltre, l'aria più fredda ti aiuta a dormire e accelera il metabolismo. A volte vedi tutto nero quando ti alzi a causa di un improvviso calo della pressione sanguigna. Per un istante questo calo mette in difficoltà la funzione cerebrale. Puoi vedere le stelle, luci lampeggianti, bande di luce, scintille o anelli colorati. Puoi anche vederli dopo esserti strofinato gli occhi o aver starnutito. Quando parli, senti sia il suono proveniente dall'esterno che quello che proviene dalle tue corde vocali. L'acustica nel cranio abbassa la voce e aggiunge frequenze più basse. Quando senti la tua voce durante una registrazione, sembra più alta e diversa perché non percepisci le basse frequenze. Ecco perché alla maggior parte delle persone non piace il suono della propria voce. Non è come ti aspetteresti. Raramente ci piacciono le nostre foto a causa dell'effetto dell'esposizione. Si dice che più vedi qualcosa, più ti piace. Ma quando ti guardi allo specchio, l'immagine è capovolta. E quando ti vedi in foto, non sei abituato all'immagine reale ed è per questo che non ti piaci. Quando hai fame sei più suscettibile, questo perché i livelli di glucosio sono troppo bassi. Il glucosio lo si ottiene dai carboidrati, dalle proteine e dai grassi. Dopo un po' di tempo il tuo cervello invia un segnale di SOS. Non può funzionare correttamente senza glucosio. Un altro motivo per cui ti arrabbi è che esiste un solo gene a controllare sia la fame che la rabbia. Quindi per essere sia sazi che felici bisogna tenere tutto in equilibrio. L'osso dell'omero è un nervo che scorre dal collo fino alla mano. È ben protetto in ogni punto, ad eccezione del gomito. Qui è coperto solo da pelle e grasso. Ecco perché quando sbatti il gomito fa così male. In pratica sbatti contro il nervo e il dolore viaggia lungo l'avambraccio fino alle dita della mano. La gioia che provi nello scoppiare il pluriball ha radici nell'evoluzione umana. Molto tempo fa le persone passavano la maggior parte del loro tempo a scappare dai predatori. Ora però rimaniamo molte ore seduti. Accumuliamo molta tensione muscolare perché ci muoviamo a malapena. Il pluriball è un modo per rilasciare questa tensione. Abbassa i livelli di stress e rilascia sostanze chimiche benefiche. Come altre forme di irrequietezza, aumenta anche la capacità di attenzione e ci aiuta a ricordare meglio ciò che abbiamo imparato. L'orecchio è particolarmente sensibile a una gamma di toni acuti. È costruito in modo tale che suonino più forte. Ecco perché a nessuno piace il suono del gesso che raschia sulla lavagna. E la sensazione è peggiore quando sai che sta per accadere. Se invece qualcuno ti dicesse che è solo musica contemporanea, la percepiresti come più sopportabile. Quindi è anche una questione di abitudine. Le gambe e i piedi si intorpidiscono o si addormentano dopo averli incrociati, dopo essere stato in ginocchio, seduto o aver indossato pantaloni, calzini o scarpe troppo strette. È normale e accade perché esercitiamo troppa pressione sui nervi e limitiamo il flusso sanguigno. Ti basterà alzarti e muovere un po' le gambe. La mattina, se non dormiamo abbastanza, tendiamo ad avere la voce rauca. Questo perché le corde vocali non si sono riposate abbastanza e sono leggermente gonfie. Succede anche quando dormiamo in una stanza dove l'aria è secca. Quando mangi prima di andare a letto, il corpo deve digerire il cibo durante il sonno. L'acido gastrico può viaggiare dove non dovrebbe andare e arrivare fino alle corde vocali. Wow! Cosa succede? È tutto buio e puzzolente. Non hai nient'altro che dei pantaloni e una maglia. Sei per terra, su un pavimento freddo di cemento. Ma come ci sei arrivato? All'improvviso si accendono le luci e vedi una porta di acciaio davanti a te e uno schermo.
si accende e un uomo con la maschera ti dice che hai un'ora per uscire dalle 6 stanze e vincere il premio in contanti. Ti alzi e vai verso la porta per aprirla, ma è chiusa a chiave. Poi dei cosi appuntiti escono dal muro e le pareti iniziano a chiudersi verso di te. Hai solo un minuto prima di rimanere schiacciato. Ti guardi intorno alla ricerca della chiave. La persona con la maschera ti dà un indizio. La chiave è dentro di te. Ti spaventi, pensando al peggio. Controlli le tasche, ma non c'è niente. Le punte sono sempre più vicine. Cominci a toccarti tutti i vestiti e senti qualcosa di duro nella maglia all'altezza della vita. C'è una cerniera nascosta nell'orlo e la chiave è dentro una piccola tasca. Le punte sono a pochi centimetri da te. Corri alla porta e la apri. La chiudi dietro di te e ti trovi nella stanza numero 2. Ci sono un soggiorno e una cucina, ma il posto è letteralmente sottosopra. I mobili sono incollati al pavimento, che per te è il soffitto. L'uscita è dall'altra parte della stanza, ma devi trovare la chiave da qualche parte. Ti guardi attorno e ti alzi sulle punte per arrivare a uno sgabello, appendertici e staccarlo. Lo sgabello cede con una botta e tu cadi per terra con lui. Come a un segnale, altre cose cominciano a cadere dal soffitto. All'inizio solo quelle piccole, le posate e un cestino con la frutta. Ma poi anche gli oggetti più grandi iniziano a tremare. Se quell'armadio ti cadesse addosso... Hai brividi ed esamini la stanza in cerca di indizi. Prendi lo sgabello, corri nel soggiorno e sali sullo sgabello per raggiungere i cuscini del divano. Niente. All'improvviso il divano scricchiola e una delle estremità si stacca dal soffitto. Cadi dalla paura e senti un rumore in cucina. Il bancone si è appena schiantato al suolo. Ti guardi intorno avidamente e il tuo sguardo viene catturato da un attaccapanni su cui è appesa una giacca. Corri verso la giacca giusto in tempo per schivare il divano che cade al suolo dietro di te. Trovi la chiave nella tasca. Attraversi la stanza, apri la porta, la sbatti dietro di te per chiuderla mentre un grande armadio cade al suolo, andando in mille pezzi. La stanza numero 3 è molto calda e umida. Ti ritrovi in una giungla tropicale. Proprio davanti a te vedi il primo ostacolo, sabbie mobili. Salti più in là che puoi per coprire un po' di distanza e atterri a pochi centimetri dall'altra sponda. Le sabbie ti arrivano alle caviglie, ma presto raggiungono la vita. Muovi le braccia impanicato e con un braccio tocchi una liana sopra di te. L'afferri e riesci a tirarti in salvo. Per poco. Quando ti alzi, capisci di essere sul bordo di un canyon poco profondo, con un fiume che scorre molto veloce. Dal soffitto pendono 3 liane. Le tiri tutte, ma non è sufficiente per capire se reggeranno il tuo peso. Trovi una roccia pesante e la leghi a una delle liane. Via! Tac! La liana si rompe e la roccia cade nell'acqua. Non ci sono altre rocce, quindi devi fare la tua scelta. Chiudi gli occhi, lanci un'altra liana e... anche questa si rompe. Cadi dritto nel fiume. La corrente ti sta portando verso quella che sembra una cascata. Ti guardi intorno in preda al panico e noti delle radici che spuntano dall'altra sponda. Le afferri con un ultimo sforzo e riesci a tirarti fuori dall'acqua. Respirando pesantemente alzi la testa e vedi la porta alla prossima stanza, a pochi passi di distanza. Cammini verso la porta con gambe tremanti. Si apre automaticamente. La stanza numero 4 è piena di paglia. Leggi un cartello al muro che dice... Trovare la chiave è come trovare un ago in un pagliaio. Mentre ti stai guardando intorno, senti un clic in lontananza e capisci che proviene da una lunga miccia che si è appena accesa. L'altra estremità è sepolta sotto le balle di paglia. Non appena la fiamma raggiungerà la catasta, l'intero posto diventerà un forno. Frughi affannosamente nella paglia, sei ancora zuppo e stai sudando abbondantemente dalla testa ai piedi. La paglia ti si appiccica addosso. Spostando i mucchi, inciampi su qualcosa di grande e pesante. Un metal detector. Lo afferri e inizi a cercare. Passano un paio di minuti e poi senti il suono del detector. La miccia è a pochi centimetri dalla catasta di paglia. Scavi nella paglia e riesci a prendere la chiave. Corri verso la porta proprio mentre la catasta si incendia. Un rumore potente e la porta si chiude dietro di te. Sei salvo. La quinta stanza è completamente buia.
inizia a camminare, sporgendo le mani in avanti. Dopo una decina di passi si accende una luce e stringi gli occhi. Sei su una piattaforma di 9 pannelli quadrati, con un canestro da basket a distanza da tiro. Non puoi avvicinarti, c'è un vuoto tra te e il canestro. Per terra trovi 5 palloni da basket. Sopra il canestro si accende un display con il punteggio 0 su 3. Quindi devi centrare 3 canestri per proseguire. Prendi una palla e tiri. La palla colpisce il canestro e rimbalza nel vuoto, sparendo nell'oscurità. Poi, da dietro, arriva un frastuono metallico e quando ti volti a guardare, vedi che 3 dei pannelli al fondo sono caduti nel baratro. Ingoi e prendi la seconda palla. Un tiro. E centro! La palla cade dritta nel canestro e il display cambia segnando 1 su 3. Centri anche il terzo tiro, quindi te ne manca solo uno per passare alla stanza successiva. Fiducioso, tiri la quarta palla e sbagli. La seconda fila di pannelli dietro di te cade nell'abisso e hai soltanto più una palla. Sudando e tremando, tiri. La palla colpisce il canestro e inizia a girare sul bordo. La guardi come se fosse in slow motion e poi... cade dentro! Ce l'hai fatta! Il canestro scende e davanti a te si alzano altri pannelli che creano un pavimento fino alla porta che si apre sul lato opposto. Cerchi di riprendere il controllo e ti avvii verso l'ultima stanza. Ti aspetta un percorso a ostacoli. Questa volta la porta è spalancata, ma mentre si chiude lentamente inizia un conto alla rovescia. Raccogli tutta l'energia che ti è rimasta e ti butti nel percorso. Ti destreggi alla spalliera, salti da un pannello all'altro, attraversi un tunnel e scali una parete. Non riesci più a sentire braccia e gambe, ma alla fine ce la fai. Scivoli giù, dritto verso l'uscita. Finisci in un seminterrato vuoto, a parte un tavolo con una lampada con sopra una busta spessa. Apri la busta e ci trovi dentro 10.000 euro in contanti e un biglietto scritto a mano. Dice: grazie per aver giocato con me. Se mai vorrai rifarlo, chiamami. Appena leggi l'ultima parola, la luce si spegne e senti soltanto un sibilo prima di perdere conoscenza. Ti svegli nel tuo letto e sussulti, guardandoti intorno stupito. Allora è stato tutto un sogno? Ma poi noti una busta sul comodino. I soldi sono lì e anche il biglietto. E sull'altro lato del biglietto c'è un numero di telefono. Tremando, nascondi il biglietto nel cassetto. Forse un giorno... Hai aspettato un sacco e finalmente è arrivato? Ti sembra abbastanza vicino casa, quindi prendi le chiavi al volo, monti in macchina e imbocchi l'autostrada. Nel cielo c'è un arcobaleno luminoso e non vuoi perderti l'occasione di trovare il punto in cui nasce e prenderti la tua pentola d'oro. Guidi velocissimo e l'arcobaleno si sdoppia. La strada fa una brusca svolta. L'origine dell'arcobaleno sembra essere a pochi minuti da lì. Ti stai avvicinando, ma inizia a svanire. Sparito. Ti fermi e cerchi la pentola. Niente. Ma non sei tu. È fisicamente impossibile raggiungere la fonte degli arcobaleni, perché non è una cosa fisica o tangibile. Gli arcobaleni sono illusioni ottiche, che si formano grazie al superpotere delle gocce di pioggia, che funzionano come minuscoli prismi. Le gocce di pioggia riflettono la luce del sole, sia internamente sia nella direzione da cui le guardi. Diverse lunghezze d'onda della luce si rifrangono ad angoli diversi. Ecco perché la luce bianca trasmessa dal sole appare come un insieme di colori che arrivano in un certo ordine. Perché questa illusione ottica naturale funzioni, ti servono le giuste condizioni meteorologiche. Inoltre, devi essere a una certa distanza, esattamente a un angolo di 42 gradi rispetto ai raggi del sole, con il sole alle tue spalle e la pioggia di fronte a te. Quando ti muovi verso l'arcobaleno, rimane sempre alla stessa distanza da te, quindi non puoi mai raggiungerlo. Inoltre, l'angolo da cui lo guardi cambia, quindi l'arcobaleno sembra rimpicciolirsi rispetto al paesaggio. E quando arrivi dove sta cadendo la pioggia, l'arcobaleno ti si dissolverà davanti. Per riflettere abbastanza luce, gli serve una spessa colonna di pioggia, quindi lo vedrai di nuovo a distanza.
Due persone non possono mai vedere lo stesso arcobaleno perché lo vedono da punti diversi, a meno che ovviamente non stiano guardando entrambi una foto. Se chiedi al tuo amico di stare sotto a un arcobaleno, più ti avvicini a lui, più l'arcobaleno si allontanerà da te. Il tuo amico vedrà un arcobaleno diverso dal suo punto di vista. A distanza è sempre a 42 gradi. Il lato positivo, tuttavia, è che potrebbe esserci un numero infinito di arcobaleni nel cielo, un cielo però nelle giuste condizioni. Quindi potresti trovarti alla fine di un arcobaleno che non vedi. Qualcuno in lontananza potrebbe riprenderlo con la fotocamera. Superare un arcobaleno, inoltre, non è fisicamente impossibile. Potrebbe apparire a un lato di un aereo o al di sotto di esso nelle giuste condizioni e con la giusta angolazione. Ma le immagini scattate dai finestrini degli aerei che mostrano arcobaleni dall'alto sono il risultato di un'altra illusione ottica. La plastica dei finestrini ha la proprietà di sdoppiare la luce, che vi entra in due raggi distinti. I raggi sono di colori diversi e dispersi in modo diverso. Quando la luce fuoriesce dal finestrino, i due raggi di luce si intersecano e creano l'effetto di fasce colorate. Se usi un filtro polarizzante sulla fotocamera, l'effetto è ancora più evidente. Anche l'acqua sotto all'aereo ha questo effetto polarizzante, quindi sembra proprio un arcobaleno, ma non lo è. Un altro motivo per cui non puoi mai raggiungere l'origine degli arcobaleni è che non sono archi, anche se lo sembrano. Sono cerchi completi. Non puoi vedere il resto del cerchio perché quando sei a terra vedi solo la luce riflessa dalle gocce di pioggia sopra all'orizzonte. La metà inferiore è nascosta alla tua vista. L'unico modo per vedere un arcobaleno circolare completo è salire su un aereo o scalare una montagna molto alta ed espandere il tuo punto di vista. Gli arcobaleni non compaiono solo di giorno. Gli arcobaleni notturni si chiamano archi lunari o arcobaleni lunari e sono prodotti della luce riflessa dalla luna che colpisce le gocce d'acqua nell'aria. Ha gli stessi colori ma ha un aspetto più debole. La luna non emette luce propria. Quella lunare è quella del sole riflessa e quindi è più debole. Ecco perché l'arcobaleno lunare è comunque un arcobaleno formato dalla luce del sole e dall'acqua. Puoi individuarli quando c'è luna piena o quasi piena, di solito in aree tropicali come Caraibi e le Hawaii, in cui di sera tardi spesso piove. Quando la luce viene rifratta, si formano archi di nebbia, molto più deboli dei normali arcobaleni, perché le gocce d'acqua nella nebbia sono più piccole delle gocce di pioggia. Alcuni sembrano anche essere per lo più bianchi. Un arcobaleno fatto di nuvole, invece, si chiama Arcus. Se per qualche motivo vuoi che un arcobaleno scompaia dalla tua vista, hai solo bisogno di un paio di occhiali da sole polarizzati. Mettiteli davanti, girali di lato e voilà, l'arcobaleno è sparito. Anche gli arcobaleni sono polarizzati, ovvero le loro onde luminose vibrano in una direzione verticale, come nelle ombre. Gli occhiali da sole sono progettati in questo modo per evitare i riflessi di pozze d'acqua o altre superfici piane. Quando giri gli occhiali di lato, li rendi polarizzati orizzontalmente, quindi non puoi vedere oggetti polarizzati verticalmente, motivo per cui l'arcobaleno magicamente scompare. Rosso, arancione, giallo, verde, blu, indaco e viola. Gli arcobaleni non sono solo dei sette colori che hai imparato a scuola. Questi sono i colori dello spettro visibile. Il rosso ha la lunghezza d'onda più lunga e il viola quella più corta. Nell'arcobaleno sono presenti anche altri colori, come il rosa, il marrone, il corallo e molti altri. Ne ha fino a un milione. Le altre tonalità sono semplicemente invisibili all'occhio umano. Gli arcobaleni rossi monocromatici di solito si possono osservare all'alba o al tramonto, quando il sole è all'orizzonte. In quei momenti appaiono lunghezze d'onda più corte delle sfumature blu e viola, quindi vedi solo il colore rosso. Quando la luce viene riflessa due volte all'interno delle goccioline, puoi vedere un bellissimo doppio arcobaleno che esce sopra a quello principale più luminoso, i cui colori sono invertiti. Il viola è il primo colore, mentre il rosso è l'ultimo. Quando la luce si riflette tre volte, puoi vedere l'arcobaleno triplo. Devi affrontare il sole per vederlo, perché si trova al suo centro. Non è cosa facile, perché vedi il sole e non i colori più brillanti. L'arcobaleno quadruplo è ancora più difficile da vedere, ma si verifica anche lui in natura. Questi arcobaleni sono eccezionalmente rari in natura e si verificano solo quando c'è una differenza nei percorsi dei raggi e nella dimensione delle gocce di pioggia. I loro colori più brillanti di solito sono il rosso e il verde.
gli scienziati hanno rilevato un arcobaleno del 200° ordine. Potresti indossare un arcobaleno perfettamente circolare attorno a te. Se vai in montagna quando il sole è basso e alle tue spalle, e tu arrivi abbastanza in alto, e quindi sotto c'è la nebbia, puoi assistere all'effetto ottico dello spettro di Broken. È la tua ombra nella nebbia, ma molto più grande di quanto non sia in realtà. La figura è circondata da un anello di luce simile a un alone, e una gloria. Quell'effetto fantastico che si verifica quando vedi dal finestrino dell'aereo su cui ti trovi, l'aereo stesso proiettato sulle nuvole sotto di te. Alcuni arcobaleni si capovolgono. Questo effetto ottico è chiamato arco circumzenitale. Si verifica quando la luce solare si rifrange attraverso i cristalli di ghiaccio orizzontali con un certo angolo, che si forma in nuvole speciali. Succede abbastanza spesso durante l'anno, ma non lo vediamo molto perché normalmente è nascosto dalle nuvole sottostanti. Se sei davvero fortunato, potresti vedere due, tre o più arcobaleni insieme. Sono diversi dai doppi e tripli arcobaleni perché sono archi separati che attorniano un arcobaleno più vivace e colorato. A volte gli arcobaleni si intersecano con i tornado, quindi non sempre portano cieli limpidi e tempo calmo. Il fenomeno ottico delle macchie di luce color arcobaleno ai lati del sole si chiama parelio. È molto simile all'arcobaleno, ma molto più comune. Si forma con l'umidità che filtra la luce solare quando questa colpisce le nuvole di cristalli di ghiaccio. I cristalli di ghiaccio diventano dei prismi. Il parelio di solito è bianco, ma può anche essere colorato, dal rosso più vicino al sole al blu all'esterno. Sei seduto in macchina in attesa che il semaforo diventi verde. Fa molto caldo oggi e sembra che la città stia per sciogliersi. Guardi il semaforo e ti accorgi che è deformato. Addirittura sta gocciolando. Non riesci a crederci, così ti sfreghi gli occhi e l'argento del tuo anello ti cola lungo il dito. Urli dalla paura, perché convinto che il metallo fuso ti ustionerà, ma non senti nulla. Il semaforo si scioglie davanti ai tuoi occhi. Vorresti solo accelerare, ma senti del liquido sotto i piedi. La cintura si slaccia da sola e l'auto affonda. Apri la portiera e si stacca del tutto. Esci di corsa dall'auto e la guardi sciogliersi. Le ruote, la carrozzeria, gli interni, il motore, è tutto liquido. Solo gli pneumatici, tutto ciò che è plastica, i sedili, i tappetini e i vetri rimangono intatti. Senti delle grida e vedi che tutte le altre auto si stanno sciogliendo. Vorresti registrare un video, ma il tuo telefono è liquido. Rimangono intatti solo il vetro e la custodia in plastica. Sono i metalli a sciogliersi. I lampioni e le fermate degli autobus si trasformano in una massa uniforme. Improvvisamente non senti più alcun rumore. I clacson, le auto per strada, le sirene, i gas di scarico e i motori stessi, tutto questo non c'è più. Fiumi di metallo liquido scorrono lungo le strade e tu sei nel bel mezzo. Il flusso si porta via pneumatici e pezzi d'auto, buttando a terra le persone. Poi senti un rumore forte e basso che rimbomba per tutta la città. Le persone fuggono dai centri commerciali, le biblioteche, i bar, le case e gli uffici. Si stanno creando delle gigantesche pozzanghere. Ogni edificio è composto di metallo, sia nelle fondamenta che nella struttura stessa. E ora si sta tutto sciogliendo e sta penetrando attraverso il cemento. I metalli si stanno sciogliendo lentamente, dando alla gente abbastanza tempo per evacuare. Gli edifici crollano su se stessi, sollevando polvere nell'aria. Anche le fognature stanno cedendo. Il sistema fognario è del tutto sciolto. Insieme al metallo liquido per strada si riversano anche le acque nere. Le persone si fanno strada a nuoto e usano gli pneumatici come salvagenti. Qualcuno sta anche usando una tavola da surf. Le monete ti si sciolgono in tasca e anche tutti i bancomat si stanno sciogliendo. Milioni di banconote di carta stanno affogando nel flusso di metallo. Tutte le riserve d'oro si sono liquefatte, dipingendo la città di arancione. Migliaia di lettere sono sparpagliate in giro perché le cassette della posta si sono sciolte. Tutti i computer e i server sono ormai solo un flusso di metallo e così tutte le informazioni digitali nel mondo scompaiono. Televisori, console e parchi divertimenti si stanno sciogliendo. Ricevitori radio, antenne, cavi elettrici e dell'alta tensione insieme alla fibra scompaiono. Milioni di tonnellate di metallo si riversano per strada e poi nei fiumi e negli oceani. L'acqua diventa di un colore argento scuro. Dopo un solo giorno, ogni forma di tecnologia è perduta e si ritorna all'età della pietra. Fiumi di metallo inondano le città. La gente fugge in campagna. Biciclette, motociclette e altri mezzi di trasporto sono spariti.
Chi è rimasto in città non ha più elettricità e non può usare nulla di ciò che veniva alimentato grazie alla corrente. E non è sicuro nemmeno stare in mezzo alla natura. I metalli sono nel terreno e nel sottosuolo e ora, che sono allo stato liquido, deformano i paesaggi circostanti. Alcune montagne si sciolgono come coni gelato lasciati al sole. Si verificano terremoti in tutto il mondo. L'attività sismica risveglia tutti i vulcani. Eruttano lava e ricoprono il cielo di cenere. Il magma vulcanico stesso è composto di metallo, ma ora non si solidifica. Si formano tante pozze di lava fredda e liquida intorno ai vulcani. Le persone imparano a conviverci. Costruiscono case fatte di plastica e legno, usano corde e colla per fissare insieme i materiali. Ora è possibile accendere facilmente un fuoco usando legna e pietra. Le persone ci aggiungono anche del vetro. Si producono asce e altri strumenti utilizzando il vetro e la pietra. Ma tali oggetti si deteriorano e si rompono rapidamente. Presto impari a costruire un rifugio. Scavi una buca nel terreno e usi delle tavole di legno per sostenere i soffitti e le pareti. Adesso quasi tutti vivono sottoterra, anche perché è un ottimo posto per ripararsi dal freddo. Ma questi rifugi non durano molto a lungo a causa dei terremoti. Per strada si vedono di nuovo i carri di legno. Si iniziano ad avere problemi con i raccolti. Il metallo fuso filtra nel terreno e questo causa problemi con l'agricoltura. Molte persone si sono trasferite vicino all'oceano. Quando si verificano i terremoti, le persone salgono su zattere di legno o gommoni e si allontanano dalla riva. Per percorrere lunghe distanze si usano le mongolfiere. Puoi raggiungere facilmente una città vicina se il vento te lo permette. È impossibile inviare una lettera in un altro paese, visto che i trasporti sono quasi del tutto fermi. Le persone vagano in giro a piedi e diventano nomadi. Si usano di nuovo i piccioni per comunicare con le città vicine. È difficile procurarsi del cibo e vivere senza elettricità quando fa molto freddo, ma c'è ancora speranza. Gli scienziati non possono indagare su ciò che è successo senza alcuna attrezzatura tecnica, ma credono che i metalli siano cambiati a livello molecolare. Le molecole si sono allontanate le une dalle altre e questo ha causato la fusione. Per invertire il processo bisognerebbe riportare le molecole di nuovo una vicino all'altra e per riuscirci serve l'elettricità. Fortunatamente nel cielo esiste. Ogni singolo giorno da qualche parte nel mondo c'è un fulmine. Bisogna solo catturarlo. Gli scienziati creano dei contenitori di plastica e li riempiono con del metallo liquido. Tutti i contenitori vengono collegati da un filo di gomma con dentro del rame fuso. Il rame è uno dei migliori conduttori esistenti. Le persone posizionano centinaia di contenitori in un grande campo. Le nuvole si addensano. Sta per iniziare una forte tempesta. Diversi fulmini colpiscono il suolo e alla fine uno colpisce un contenitore. La corrente passa attraverso il rame distribuendo la carica in tutti i contenitori. E così avviene una reazione a catena. Quando la tempesta finisce, i contenitori sono pieni di metallo solido. Ha funzionato! Ora ci sono circa 2 tonnellate di metallo allo stato solido. Gli scienziati inviano dei piccioni per diffondere la notizia. Ben presto, tutti nel mondo cercano di catturare i fulmini. Fortunatamente riescono ad averne abbastanza per costruire una centrale elettrica. Gli scienziati usano l'elettricità delle centrali elettriche per trasformare i metalli in potenti magneti. Ferro liquido, rame e alluminio si trovano nelle profondità della terra e dell'oceano. Per raccogliere questi materiali, costruiscono delle stazioni di estrazione. Per prima cosa fanno un buco profondo nel terreno, poi ci mettono dentro un enorme magnete. I metalli liquidi attraversano il terreno e si attaccano al magnete. Le persone usano i materiali estratti per costruire nuove stazioni, che vengono installate in tutto il mondo. Enormi magneti appaiono nei mari, nei fiumi e negli oceani. Le persone pompano fuori tutto il metallo liquido e lo rendono solido grazie a una carica elettrica. In questo modo riescono a creare strumenti di metallo come asce, seghe, utensili, incudini, raggi e ruote. Poi realizzano accessori e apparecchiature in metallo per le case. La vita migliora lentamente. Le persone costruiscono catene, biciclette e fabbriche. Vengono costruite le ferrovie e viene provato il primo treno. È una nuova era industriale. Il ferro, il nickel e l'alluminio sono più costosi dell'oro a causa della grande richiesta. Inoltre, separare il rame liquido dall'argento è un compito difficile ed è così per molti altri metalli. Per questo il prezzo è aumentato. Quando si riesce a creare una grande quantità di metallo solido, allora il prezzo comincia a scendere.
Prima di tutto questo, per trovare il ferro, si utilizzavano le miniere per scavare nel sottosuolo. Ora i metalli sono allo stato liquido e si utilizzano dei grandi magneti. Puoi infilare una calamita nel terreno del tuo giardino e il giorno dopo la troverai ricoperta di ferro. Grazie a questa facilità nell'estrarre i metalli, la tecnologia prospera. Ora non si usano più dei forni speciali per sciogliere l'acciaio o l'argento, sono già allo stato liquido. Puoi versare il metallo in un barattolo e conservarlo per sempre in forma liquida. E ti basta una carica elettrica per renderlo solido. Appaiono di nuovo gli aerei e le navi. La globalizzazione ritorna alla grande, ma le cose che sono state ripristinate per prime sono le linee elettriche e internet. In un solo secolo l'umanità è riuscita a ricostruire ogni forma di moderna tecnologia. Corri attraverso la giungla. I rami degli alberi e le liane ti bloccano la strada. Non sai dove stai andando, ma ti senti come se non avessi il controllo dei tuoi movimenti. Vedi un'enorme roccia di fronte a te. Non puoi smettere di correre. Stai per sbatterci contro. Improvvisamente, sei in aria e stai volando a una velocità incredibile. Sotto di te c'è una ripida valle con rocce appuntite e un fiume impetuoso. Trattieni il respiro, sperando che sia tutto un sogno, ma atterri e continui a correre, senza versare una goccia di sudore. Ti volti per dare un'occhiata dietro di te. Vedi un gruppo di droni high-tech che ti inseguono. Davanti a te, invece, c'è una luce brillante. Non appena la superi, tutto diventa nero. Ti ritrovi seduto in una stanza buia senza niente intorno, cercando di decifrare un difficile indovinello, quasi impossibile da capire. Hai solo pochi secondi per trovare la risposta, o ti succederà qualcosa di brutto. Ti rimangono solo 5 secondi. Provi a dire la prima cosa che ti viene in mente, ma hai un lapsus e dici qualcosa di completamente sbagliato. Lo sguardo sul tuo viso è pieno di paura. Tutto diventa nero. Ti arrampichi su una grande scala, ma non hai il controllo della situazione. Sotto di te ci sono file di tessere piatte. Finalmente arrivi in cima e cerchi di muoverti, ma non ci riesci. Non importa quanto ci provi, è come se fossi incollato al tuo posto. Dopo pochi istanti riesci a muoverti su alcune tessere e ad andare avanti. Non sei in grado però di controllare quanto spostarti. Finisci di fronte a un serpente più lungo di due autobus messi insieme. Il suo sibilo è terrificante e le sue zanne gocciolano veleno. Fortunatamente lo superi senza entrarci in conflitto. E questo cos'è? Atterri di fronte a un altro serpente, ancora più grande del precedente. Spalanca la sua enorme bocca e scatena un ruggito fragoroso. Le sue squame riflettono il tuo volto terrorizzato. Il serpente ti inghiotte e tu scivoli nel ventre della bestia. Attraverso il tunnel buio, improvvisamente ti ritrovi al punto di partenza. Ti è impossibile muoverti e devi passare di nuovo attraverso scale e serpenti. Viaggi in una di quelle vecchie auto sportive di lusso. È una bella giornata a Londra. Passi a Trafalgar Square prima di prendere il treno alla stazione di King's Cross. Improvvisamente non sei più così attraente. Appena arrivi a Mayfair, guardi il tuo conto in banca e non credi ai tuoi occhi. Tutte le tue finanze sono ormai allo sbando. Hai così tanti debiti da saldare che è impossibile pagare l'affitto. Sei nel panico. Non hai altra scelta che ipotecare le tue terre e, come se non bastasse, devi vendere alcune tue case e dei tuoi alberghi per finanziare l'affitto. Tutto il duro lavoro di una vita sparito in pochi secondi. Che dire di un gioco di pazienza e di esperienza? Sei in piedi, in mezzo a un campo. Sei incollato al tuo posto e non puoi muoverti. Anche le persone intorno a te sono incollate ai loro posti. All'improvviso qualcuno si sposta di due posti in avanti. Dopodiché ti rendi conto che tutti intorno a te fanno una mossa specifica. Alcuni si muovono in diagonale, altri in avanti o di lato, alcuni si muovono a L. Mentre tutti si muovono, ti rendi conto che sei l'unico che può andare di lato, in avanti e persino all'indietro, e hai mosse illimitate. Ma i pericoli sono ovunque, nascosti, travestiti da pedine innocenti, e prima che te ne accorga, sei uno dei pochi ancora in piedi. Tutti gli altri sono andati. Il sole è tramontato e il campo è ancora più spazioso di prima. Adesso sei una delle componenti principali per la vittoria. Prosegui e noti sempre meno persone in giro, ma dal nulla ti trovi in una posizione favorevole per la vittoria, ed è scacco matto. Sei ansioso e respiri a fatica. È stato commesso un crimine nella biblioteca, o forse no, chi lo sa. Sei uno dei detective che sta cercando di capire cos'è successo.
Tutto quello che sai è che il crimine è stato commesso nell'abitazione e devi scoprire chi è il colpevole, con quale strumento ha agito e dove ha commesso il misfatto. La notte è lunga, ma gli indizi sono sparsi ovunque e non c'è tempo da perdere. Ci sono altri detective che cercano di risolvere il caso, ma tu devi essere più veloce. Esamini ogni angolo e corridoio per cercare di arrivare a una conclusione. Guardi sotto ogni lampada, tra le tende, controlli ogni crepa sul muro, ma niente di niente. Fai il giro di tutte le stanze e noti qualcosa di molto intrigante nella sala da pranzo. Hai già guardato lì, ma non hai prestato attenzione ai dettagli. Potresti aver trovato il primo indizio per risolvere il mistero. Dopo un'ulteriore ricerca, sei convinto di aver trovato l'attrezzo usato nel crimine. E in men che non si dica, hai scoperto dove il colpevole ha agito. Sicuro delle tue conclusioni, organizzi una conferenza stampa. Tutti aspettano di vedere cosa hai trovato. Li sorprendi con la tua analisi. Il colpevole è stato nella stanza per tutto il tempo. Chiudi il caso e ottieni la promozione che hai sempre desiderato. Ma ci sono altri casi da risolvere altrettanto impegnativi. Immagina di svegliarti e di non saper parlare. Inizi la tua giornata lavandoti i denti e vestendoti, ma non appena provi a uscire dal tuo appartamento, sembra che non riesca a muoverti, come se una barriera invisibile ti bloccasse la strada. Ti guardi la mano e vedi 5 lettere a caso, mischiate tra loro. Appare un messaggio che ti dice di creare una parola per uscire. Quindi cerchi di inventare la parola più intelligente che ti viene in mente, ma naturalmente non puoi barare. Lascia stare il dizionario. Dopo aver inserito la parola, ottieni l'accesso all'esterno e puoi continuare la tua giornata, ma non riesci a entrare in auto. Un'altra barriera invisibile ti blocca. Questa volta guardi la tua mano e vedi un'altra serie casuale di 7 lettere. Devi trovare un'altra parola. Diventa sempre più difficile farlo. Finisci con il comporre una parola mediocre, ma che fa il suo dovere. Quando la tua giornata sarà finita, sarai un super paroliere. Ti svegli in una stanza buia e umida. Fa freddo, il pavimento di ciottoli è cosparso di muschio. Mentre ti alzi, ti rendi conto che indossi un'armatura medievale. Sei uno stregone con un fantastico cappello a punta. Trovi una torcia in lontananza per illuminare la stanza e capisci che sei in un dungeon. La nebbia ti impedisce di vedere bene. Ti incammini finché non senti una voce dall'alto che ti parla. Il gioco è iniziato. Dovrai uscire da questo dungeon evitando tutti gli ostacoli sul tuo cammino. Potrai aiutarti con tutti gli incantesimi di cui sei dotato, ma fa attenzione. La tua magia è limitata e i tuoi nemici sono molti. Inquietante. Ti guardi intorno e non c'è nessun altro. Hai il tuo bastone da mago e ti addentri nel dungeon. Improvvisamente incroci una creatura con un occhio solo e uno strano liquido che gli cola dalla testa. Ha 8 tentacoli ed emette un ringhio cattivo. Devi capire come superare la creatura. Dal nulla vedi i tuoi incantesimi di fronte a te. Dopo una discreta analisi, riesci a capire qual è il punto debole della creatura. Lanci un incantesimo luminoso che la irrita di brutto. Impaurita, la creatura si nasconde nell'ombra e scompare. Continui il tuo viaggio nelle profondità del dungeon e attraversi un percorso di lava e pietre appuntite. Ma va tutto bene, perché hai uno scudo magico che ti protegge da tutti i pericoli che ti circondano. Dopo aver sconfitto innumerevoli creature, vedi la luce alla fine del tunnel e riesci a uscire dal dungeon. Ti trovi in una foresta incantata con alberi verdi e un fiume mistico. Intorno a te svolazzano delle piccole fate. Sono piuttosto amichevoli, ma quando ti fai strada in profondità nella foresta, tutto inizia a cambiare. Gli alberi sono spogli e il terreno sembra bruciato. Questo può significare solo una cosa: il drago è vicino. Ma va bene, sei salito di livello e hai l'esperienza per affrontarlo. Raggiungi l'entrata di una grande caverna dove il drago dorme, ma prima che te ne accorga, il drago si sveglia e si libra in volo. Sputa fuoco sugli alberi e sulla terra. Evochi alcuni alleati per aiutarti e con tanti incantesimi sconfiggi il drago.